Un invito alla prudenza, quello che arriva dal commissario dell'ASP Mario Zappia rispetto alla situazione epidemiologica in provincia di Agrigento, mentre tutta la regione registra ancora un elevato numero di contagi che si riflettono inevitabilmente sulle ospedalizzazioni nonostante le vaccinazioni. Non abbassiamo la guardia, perché siamo in una fase in cui sembra che ci sia stato liberi tutti, però vi accorgerete da quello che vi diciamo che la situazione del Covid non solo in provincia di Agrigento ma in tutta Italia non diminuisce, se non per un fisiologico effetto di quelli che sono stati i vaccini e che quindi ci hanno portato a essere in una condizione che ci consente di guardare avanti non con pessimismo ma con realismo. Vi dico subito che la nostra regione in questo momento è al primo posto in Italia per numero di positivi e quindi i contagi continuano a mantenersi a un certo livello. Nella nostra provincia di Agrigento ancora non siamo scesi al di sotto delle tre cifre, perché ne abbiamo 300-500 casi positivi al giorno, quindi sono numeri importanti che poi, come sapete, hanno un'influenza per quanto riguarda il contact tracing, quindi il tracciamento dei positivi, con tutto quello che ne consegue per eventuali isolamenti altri. A questo proposito troverete in coda all'appuntamento di oggi una tabella che vi aiuta un po' al comportamento sia per le quarantene che per gli isolamenti da parte delle persone che sono positive. Però vi dico subito e anche velocemente quella che è la situazione nei nostri ospedali, che continua a ricalcare quello che vi ho detto all'inizio, che la presenza del virus è ancora nella nostra provincia appunto presente. Abbiamo nella rianimazione Agrigento 5 posti su 4, quindi siamo al di là della capienza che noi avevamo destinato, mentre invece a Ribera la situazione con 8 posti liberi su 10. Stessa cosa per quanto riguarda sia la medicina di Agrigento e quella di Ribera: abbiamo 5 posti su 30 ad Agrigento liberi, quindi 25 occupati, quindi capite bene cosa voglio dire, e 32 posti su 42 a Ribera in medicina, quindi ovviamente i nostri reparti ci impegnano ancora in maniera considerevole. A preoccupare il commissario dell'ASP è anche l'andamento della campagna vaccinale, soprattutto nella fascia pediatrica. Io continuo a girare gli hub e vedo che le persone sono sempre di meno. Questa settimana voi vedete che noi abbiamo fatto solo 11.250 vaccini. 11.250 sono un numero, diciamo, abbastanza, considerando tutto, le terze dosi, le seconde dosi e le prime dosi, su quali mi soffermo un attimo in più, sono arrivate a 1.100. Sono altri 1.100 Novax che si sono convinti, però ricordate 6.000, 4.000, 5.000, 2.000 settimana scorsa, 1.100 questa settimana, quindi vuol dire che ancora oggi la resistenza si mantiene e noi non riusciamo ad avere altri modi se non portare le vaccinazioni quanto più possibile in prossimità. Continuiamo a tenere aperti gli hub, gli altri punti vaccinali che ci consentono di andare in prossimità alle vostre case, però i numeri diventano adesso, oserei dire, anche risibili. Come ancora peggio la vaccinazione per i bambini, perché il numero di bambini questa settimana abbiamo 4 giorni su 7 che sono scesi al di sotto dei 200, 105 nella giornata del 16 febbraio, quindi anche per i bambini in tutta la settimana abbiamo avuto pochi vaccini.